Nuove fonti informative, nuovi metodi per misurare l'economia, la sessione all'interno della Conferenza Nazionale di Statistica, con un focus particolare sul moderno ecosistema di dati per una ripartenza inclusiva e sostenibile. Vorrei ringraziare tutti i relatori intervenuti e tutti i partecipanti che assisteranno a questa sessione. Brevemente, la cultura e l'uso del dato in un ambiente sempre più digitale ha certamente comportato una rivoluzione nell'uso di tutte le fonti informative, che si è anche accompagnata a uno studio metodologico e computazionale di nuovi metodi, di nuovi strumenti, di nuovi modelli, per cercare sempre più in modo accurato di misurare dei fenomeni economici e sociali in un contesto caratterizzato da un'ampia incertezza. Come diceva Bruno De Finetti, ci siamo trovati proprio in questo periodo a compiere delle ricerche sempre più animate da un desiderio di cercare di mettere a disposizione degli studiosi di economia e aggiungo anche a disposizione di tutti i decisori degli strumenti sempre più appropriati per cercare, diciamo, come diceva lui, nel suo trattato, di migliorare le strutture, i criteri e le situazioni a favore del livello di vita delle popolazioni. Proprio in questo periodo abbiamo in qualche modo partecipato a una revisione di tutti i modelli, degli indicatori economici, per cercare in qualche modo sempre di catturare in modo tempestivo un'estra variabilità nei dati e per rispondere a un'esigenza sempre più pressante in tempo reale di misurazione, di quantificazione e certamente di previsione, in un contesto sempre più caratterizzato da un'incertezza rispetto al passato dovuta proprio alla pandemia. Quindi da un lato l'integrazione di basi dati diverse, caratterizzate da diverse tipologie di dati, dall'altro lato lo sviluppo metodologico e computazionale di nuovi algoritmi, dove sicuramente anche la multidisciplinarietà e accostare, diciamo, le social sciences con le scienze più dure come la matematica, la fisica, ma sicuramente anche la statistica, il machine learning, il deep learning, hanno sicuramente cercato di dare un maggior valore ai dati. Questa rivoluzione sicuramente è anche derivante da una diversa metodologia, una diversa modalità di acquisizione dei dati stessi e soprattutto dalla necessità di rispondere, diciamo, in tempi molto stretti a delle richieste di analisi a supporto delle decisioni da intraprendere. Ecco, inizierei la sessione presentando il nostro primo relatore, è il dottor Iuri Marcucci di Banca d'Italia, con una relazione dal titolo Nuovi indicatori per il monitoraggio real-time del ciclo economico. Grazie mille, buongiorno a tutti, grazie mille per la presentazione, professoressa. E, appunto sono Iuri Marcucci, sono capo settore Big Data e Innovation Lab della divisione Research Data Center e Innovazione appunto della Banca d'Italia, nel Dipartimento di Economia e Statistica. E nella presentazione di oggi che appunto sto per fare, parleremo appunto parlerò di nuovi indicatori per il monitoraggio in real time del ciclo economico, che diciamo è quello che ha occupato gran parte dell'attività della Banca d'Italia, ma di molte banche centrali nel mondo dopo appunto la pandemia. Dovuta a Covid-19. Una veloce carrellata, partirò dalle motivazioni, come ha detto giustamente la professoressa, appunto parlerò di Big Data, di come la Banca Centrale utilizza Big Data, o dati non tradizionali o dati non convenzionali, combinati necessariamente con algoritmi nuovi come il machine learning o l'intelligenza artificiale, e perché appunto sono importanti in una banca centrale. Vi fornirò alcuni esempi molto veloci, per capire appunto come sono stati utilizzati e come vengono utilizzati in una banca centrale, per cui vi farò vedere un'applicazione in cui utilizziamo i dati testuali dei giornali per la previsione dell'attività economica italiana con indicatori di sentiment, quindi la tonalità, e con indicatori di incertezza. Vi farò vedere un'applicazione in cui misuriamo e prevediamo le aspettative di inflazione degli italiani usando il social media Twitter, quindi sempre dati testuali. Vi farò vedere una combinazione di dati nuovi, ossia gli effetti dell'incertezza sui pagamenti con le carte di debito, quindi combinando i dati granulari dei sistemi di pagamento,
con i quindi dati sulle transazioni, con i dati testuali da cui ricaviamo gli indicatori di incertezza, e un'analisi, diciamo, del mercato immobiliare con dati granulari dal sito immobiliare.it, che permette delle analisi sostanzialmente in real time, come quindi in tempo reale, analisi tempestive di non solo del ciclo, diciamo, non solo del ciclo economico, ma di tutte le variabili che possono interessare il policy maker per le sue azioni di policy. E quindi concluderò. Big data, machine learning, artificial intelligence o intelligenza artificiale non sono una novità. Questo è uno snapshot, come potete vedere sulla destra, ottenuto da Google Trends, dell'interesse che i visitatori, diciamo, l'interesse che gli internauti, coloro che appunto cercano queste parole su Google, hanno dal 2004 oggi, da quando questi dati sono disponibili. Ovviamente Big Data è un fenomeno diciamo più nuovo, perché è relativo al fenomeno della digitalizzazione, come vedremo nella prossima slide. Machine learning e artificial intelligence e intelligenza artificiale sono invece fenomeni, se volete, un po' più antichi. Si parlava di apprendimento automatico, di intelligenza artificiale già dopo la Seconda Guerra Mondiale, negli anni 50. Ovviamente sono fenomeni, sono algoritmi che sono diventati di moda perché con il diluvio di dati che stiamo vivendo già da alcuni anni, è necessario applicare determinati algoritmi e determinate nuove tecnologie per poter estrarre informazioni e soprattutto per ottenere segnale da questi insiemi di dati che molto spesso contiene molto rumore. Quindi appunto i big data. Big data possono essere caratterizzati dalle tre V, quindi volume, perché sono caratterizzati da grosse mole di dati, varietà, quindi diverse tipologie di dati, e sono velocissimi. Cioè la velocità, per cui c'è un'accumulazione costante appunto di dati in ogni momento, e questo è dovuto soprattutto all'utilizzo sempre più frequente di smartphone, di applicazioni sul proprio telefonino, che ovviamente, come si può vedere dai due grafici in basso a sinistra, fanno vedere quante cose succedono in un minuto, quante cose succedono in un minuto nel 2020 e quante cose succedono nel 2021. Quindi ci sono, questa è tutta un'attività che ovviamente viene effettuata dagli individui e che può essere in qualche modo interpretata usando questi algoritmi che vedete sulla destra, quindi di intelligenza artificiale, di machine learning o di deep learning, che possono essere utilizzati per fare sostanzialmente quello che da sempre ha fatto l'Istituto di Statistica Nazionale, gli istituti di statistica nazionale, ossia loro facevano delle survey, quindi delle indagini. Adesso si possono, diciamo, ottenere delle informazioni da questa enorme quantità di dati che è prodotta dall'uomo. È come un moderno pollicino che, invece di lasciare briciole dietro di sé, lascia appunto dati, lascia un sentiero di informazioni che possono essere utilizzate sia dalle società private sia dalle istituzioni pubbliche. Appunto, l'intelligenza artificiale è il tentativo di insegnare un computer a imitare il comportamento umano. Il machine learning è un sottoinsieme, viene anche definito apprendimento automatico in italiano, è un sottoinsieme appunto dell'intelligenza artificiale. Sono tecniche che consentono al computer, quindi sono degli algoritmi che permettono di comprendere dei nuovi patterns nei dati. Il deep learning è un sottoinsieme del machine learning che consente di risolvere problemi più complessi. Questa è una classificazione che gli statistici conosceranno sicuramente, della United Economic Commission for Europe, in cui sostanzialmente si evidenziano che questi dati sono o informazioni derivanti dall'azione umana, come social network, pensiamo a Twitter, Facebook, eccetera, o dati che sono mediati in qualche modo da processi, quindi il secondo insieme sono quei dati, ad esempio, come i medical records, sono i dati, ad esempio, delle transazioni effettuate, delle transazioni commerciali con le carte di credito, le transazioni di e-commerce, o dati misurati dai sensori, dalle macchine, dati generati per esempio dai sensori del traffico. Una distinzione che mi preme fare per i big data è soprattutto questa distinzione tra dati sperimentali e dati big. Allora, i dati sperimentali sono dati che vengono da in cui si ha una domanda, diciamo, un investigatore ha una domanda dell'ipotesi prefissata che vuole investigare, e c'è una popolazione conosciuta. Si fa un campionamento che ha determinati costi, o in genere molto elevati,
e quindi si collezionano un certo numero di dati campionari che sono costosi. Nel mondo big data, quindi che è il mondo dei dati amministrativi, il mondo dei found data, se volete, come nello schema appunto di destra, si ha il cosiddetto N uguale all, sia la popolazione, sia tutta la popolazione, una popolazione che però in genere è sconosciuta e in genere non, diciamo, qui non sono necessari campionamenti perché appunto hai tutta la popolazione, ma molto spesso non hai la popolazione di riferimento e non è possibile fare un campionamento. Quindi c'è una forte complessità e grandi dimensioni, per cui si deve distinguere appunto il signal versus noise, ossia si deve cercare di distinguere e estrarre il segnale che ci interessa rispetto al rumore. Perché è importante per una banca centrale? Questi dati sono importanti perché, soprattutto con la pandemia, sono importanti, l'abbiamo visto appunto con la pandemia, per l'analisi economica, quindi per fare previsione, per fare il now casting, ossia la previsione di variabili economiche che appunto si stanno accumulando, diciamo così, nel periodo di riferimento, può essere il mese o il trimestre, o per l'analisi statistica, soprattutto in termini di algoritmi per il data quality management, per identificare outlier o per imputare dei missing data, quindi dei dati mancanti. Ma molto spesso servono per complementare le statistiche ufficiali. Questo è stato veramente importante durante la pandemia, perché ovviamente le statistiche ufficiali sono basate su survey, su indagini, e molto spesso, cioè, durante la pandemia queste indagini non si sono potute fare, le indagini appunto fisiche, per cui questi dati si sono resi necessari nelle banche centrali soprattutto per complementare in qualche modo i dati che vengono forniti dall'Ufficio Nazionale di Statistica, perché ovviamente sono dati che sono a più alta risoluzione e sono più tempestivi. Ovviamente sono dati complessi, sono dati tempestivi, sono dati non strutturati, perché l'80-90% a seconda delle stime è in formato testuale. E ovviamente appunto questi dati possono misurare il sentiment, quindi il sentiment dei cittadini, si può vedere quali sono si può provare a capire come si formano le aspettative, a misurare le aspettative dei cittadini usando appunto questi dati, oppure un aspetto che è molto importante per le banche centrali, capire qual è l'effetto della comunicazione della politica monetaria per i cittadini. Quindi si possono ottenere, diciamo, nuovi indicatori per valutare in modo più accurato qual è la situazione economica e soprattutto se si conosce bene o meglio la situazione economica, si possono ovviamente effettuare politiche migliori, politiche nel nostro caso monetarie migliori, ma anche politiche fiscali. In Banca d'Italia abbiamo dal 2016 un team interdisciplinare in cui combiniamo non solo, abbiamo economisti, statistici, fisici, matematici, ingegneri, perché per costruire questi nuovi indicatori basati sui big data, quindi sulle news, sulle notizie, sui social media, sul web, abbiamo bisogno appunto di interagire, di collaborare, una collaborazione orizzontale. Questa è una delle keyword che vorrei che fosse rimanesse, diciamo, come una delle keyword più importanti di questa presentazione, e ne parleremo anche nelle conclusioni. Questo appunto, come vi dicevo, serve per misurare variabili economico-finanziarie, per fare previsioni, come vi farò vedere a breve, ma soprattutto serve perché per poter lavorare su questo tipo di dati sono necessarie piattaforme di calcolo distribuito, i cosiddetti data lake, dove si possono combinare, memorizzare e processare sia i dati strutturati a cui siamo abituati, sia i dati non strutturati, quindi i dati testuali. E si possono utilizzare facendo delle semplici queries, appunto come si dice in gergo tecnico, con linguaggi ben conosciuti anche prima appunto dell'era dei big data. Quindi sostanzialmente c'è una combinazione di dati nuovi, tecniche nuove per avere risultati più tempestivi e più granulari. Operiamo in tre grandi aree. A sinistra appunto abbiamo l'analisi testuale di cui vi farò vedere un paio di applicazioni, quindi l'analisi appunto degli articoli di giornale, delle news, l'analisi dei social media, e utilizziamo algoritmi di machine learning, reti neurali per fare previsioni, nowcast appunto di variabili appunto economiche, come può essere nella produzione industriale o anche semplicemente per individuare anomalie nel sistema dei pagamenti di Target 2. Utilizziamo i dati del web e vi farò vedere appunto l'applicazione per analizzare il mercato immobiliare italiano utilizzando i dati granulari di immobiliare.it o i dati sulle transazioni di carte di debito e credito, che è un progetto con cui stiamo collaborando con l'Istat da qualche anno. Il primo lavoro che
voglio appunto presentarvi è questo in cui un lavoro con i colleghi Valentina Prigliano, Simone Migliozzi, Gabriele Guaitoli, Andrea Luciani e Libero Monteforte. Qui sostanzialmente utilizziamo un corpus di articoli, quindi un insieme di circa 2 milioni di articoli da 4 giornali provenienti dal database Dow Jones Factiva. I 4 giornali sono il Sole 24 Ore, Corriere della Sera, La Repubblica e La Stampa. Per costruire un indicatore di sentiment e un indicatore di incertezza economica, cosiddetto EPU, ossia Economic Policy Uncertainty, seguendo un famoso paper, un famoso articolo di Baker, Bloom and Davis nel Quarterly Journal Economics del 2016. E utilizziamo questi due indicatori per prevedere il PIL. Sostanzialmente, come vedete da questo grafico al centro, il nostro indicatore di sentiment è molto correlato con gli indicatori PMI, i Purchasing Manager Index, e questi sono a sua volta dei soft indicator spesso utilizzati per prevedere la crescita, prevedere appunto la crescita del prodotto interno lordo. E in questo esercizio sostanzialmente abbiamo fatto due esercizi previsivi. In un primo esercizio abbiamo utilizzato indicatori provenienti dai dati testuali, quindi l'indicatore di sentiment, che è una sorta di confidence indicator, se volete, basato sui giornali, e l'indicatore di incertezza per prevedere appunto l'attività economica, quindi per prevedere il PIL, gli investimenti, i consumi o il valore aggiunto nel settore dei servizi. E come potete vedere, per esempio, da questi due, queste sono le nowcast, quindi le previsioni nel mese corrente, ovviamente fatte in un auto sample che comprende la recente crisi finanziaria, appunto, e la crisi del debito sovrano, appunto, del 2011 e 12. E potete vedere a destra come i modelli che non utilizzano i dati provenienti dal testo, praticamente mancano tutta la parte che diciamo, mancano tutti questi punti di tutti questi punti, appunto, di PIL, di tassi di crescita, appunto, negativi. Mentre, come si vede qui, quando si utilizzano i dati testuali, i modelli riescono veramente a raggiungere quei punti che non erano raggiunti dai modelli tradizionali standard. E lo stesso se guardiamo, per esempio, agli investimenti nel grafico finale. Il secondo tipo di applicazione che facciamo, appunto, è un indicatore di nowcasting ad alta frequenza settimanale, che viene ottenuto sostanzialmente facendo un'analisi dei componenti principali su variabili che sono a frequenza diversa, quindi a frequenza mensile, ma anche a frequenza settimanale. Tra questo utilizziamo anche i dati testuali. Con questo indicatore, appunto, e utilizzando i dati testuali, riusciamo a ottenere dei guadagni di previsione rispetto agli indicatori standard, anche se ad alta frequenza. Ancora un Questo minuto, dottor Marcucci, a un disposizione. Un minuto. minuto. Guardi, allora sì, va bene. Questo invece è un lavoro in cui utilizziamo Twitter per misurare, per prevedere le aspettative di inflazione. Appunto, utilizziamo diverse metodologie e sostanzialmente riusciamo a misurare le aspettative calcolate con i metodi tradizionali, con le indagini, e anche a prevederli sia all'interno del campione sia al di fuori del campione. Questo è un sì, qui il titolo è sbagliato, scusate. Questo vi fa vedere l'utilizzo di questi dati per l'analisi del mercato immobiliare, per i dati di immobiliare.it. Vi fa vedere la granularità che permette di fare un'analisi della domanda molto dettagliata. Questo vi fa vedere, per esempio, come sia cambiata la domanda di abitazioni con il Covid, per cui gli italiani chiedono più abitazioni che hanno un giardino, che hanno una terrazza, eccetera. Questo fa vedere come sostanzialmente il segnale è quello, è molto correlato con le indicazioni che vengono dall'OMI. E sostanzialmente fa vedere anche che c'è una grossa variabilità. Mi dia ancora mezzo minuto. Questo è l'altro lavoro che appunto volevo presentare, in cui si fa vedere gli effetti dell'incertezza sui pagamenti, i pagamenti che hanno una determinata stagionalità. L'aumentare dell'incertezza sostanzialmente si ha una riduzione dei pagamenti fatti con carte di debito attraverso i POS, come si può vedere dalle funzioni di risposta a impulso. Questi sono i due indicatori di incertezza ottenuti con le notizie di Bloomberg e con i social media Twitter. E per arrivare appunto alle conclusioni che mi premeva appunto dire, i big data sono una nuova realtà. Ci possono essere problemi di rappresentatività, problemi di privacy, problemi di overfitting. Ci sono dei grossi volumi, per cui sono necessarie non solo
delle piattaforme di calcolo ad hoc, ma anche delle conoscenze particolari. La nostra strategia è stata quella di collaborare e di cooperare orizzontalmente con tutte le unità, tutti i dipartimenti, per superare quella che gli informatici chiamano la logica dei silos, ossia la logica, diciamo così, di unità indipendenti. La collaborazione è fondamentale, secondo il mio appunto modesto parere, sia con altre istituzioni pubbliche sia con altre istituzioni private, perché prima di tutto con le istituzioni private è importante perché sono le società private che molto spesso detengono questi nuovi dati granulari, e quindi è necessario fare degli accordi con loro per poter utilizzare questi dati, ovviamente nel rispetto della privacy, eccetera, ma soprattutto anche con le altre istituzioni pubbliche, perché appunto anche con le altre istituzioni pubbliche è necessario superare la logica dei silos e collaborare rispettando la privacy, rispettando ovviamente tutte le leggi vigenti per il bene comune, perché se conosciamo meglio la situazione economica, soprattutto in situazioni di estrema incertezza come quelle della recente pandemia, ovviamente si riescono anche a stabilire delle politiche che possano essere un po' più efficaci per superare le difficoltà del momento. Vi ringrazio e blocco il mio. Grazie mille. Grazie a lei, dottor Marcucci, grazie per la sua interessante presentazione. Passerei la parola al dottor De Gregorio di Istat. La relazione è su sviluppi e potenzialità dei sistemi di registri economici Istat. Prego. Un saluto a tutti, grazie. Spero che si riesca a vedere, sì. Comincio qui, così lavoro all'Istat, dirigo il servizio che si occupa della valorizzazione del sistema dei registri e dello sviluppo del registro dei redditi. Comincio un po' dal titolo, diciamo, sviluppo potenzialità dei sistemi dei registri economici. Niente da dire che tutti i registri sono economici. In un senso, nel senso che costano poco, hanno sostanzialmente dei costi fissi, ma insomma quelli variabili sono assai bassi. Costi fissi perché richiedono trasversalità di competenze per chi li costruisce, capacità di elaborazione e di comprensione dei tematismi che ci stanno dietro. È vero pure che comunque sono i registri, diciamo, in senso stretto economici, quelli che hanno avuto maggior sviluppo in istituto, nel senso che il registro sulle unità economiche esiste dagli anni 90 ed è utilizzatissimo anche al di fuori dell'istituto e nel corso del tempo è stato arricchito notevolmente. Cioè, a questo punto per tutte le unità economiche dell'industria e dei servizi abbiamo la possibilità di avere i conti economici e le informazioni sugli scambi con l'estero con un ritardo di circa un anno e pochi mesi rispetto al periodo di riferimento, per cui comunque è una base informativa veramente notevole. Si sta ampliando anche sulla parte che riguarda la pubblica amministrazione e la parte che riguarda l'agricoltura, e comunque diciamo è una base assolutamente consolidata e solida. Associato alle unità economiche, alle imprese, ci stanno i registri sulle posizioni lavorative, che collegano perciò unità economica e individui, per cui là abbiamo tutte le informazioni che attengono alle caratteristiche delle posizioni lavorative, la struttura di conti di queste posizioni, per cui le tipologie contrattuali, i dati economici collegati alle relazioni di lavoro fra individuo e impresa, per cui anche le retribuzioni e molte altre informazioni di dettaglio. Perché questo collegamento unità economiche individui a cascata chiaramente introduce il tema individui, per cui degli individui noi siamo in grado di collegare attraverso il registro informazioni sia di carattere demografico o anagrafico, sia informazioni di dettaglio su, per esempio, i livelli di istruzione o sui redditi per la parte che siamo in grado di ricostruire, per cui redditi da lavoro, da capitale, trasferimenti, imposte, contributi, comunque è un quadro piuttosto ampio. Per cui c'è una catena logica che passa dalle unità economiche agli individui, ecco perché alla fine, tutto sommato, distinguere i registri economici dai registri non economici non è così facile.
Da considerare che la cosa più importante è che i registri sono anzitutto un prodotto statistico. Hanno dei processi di imputazione, vengono stimate delle variabili statistiche sulla base delle definizioni internazionali che siamo tenuti a seguire. E siccome poi richiedono l'utilizzo integrato delle fonti, questo implica la messa in piedi di algoritmi di scelta, di studio specifico delle fonti per definire appunto questi algoritmi. Inoltre, tutto non sono esaustivi in assoluto, sono esaustivi di popolazioni di sottopopolazioni che sono osservate nelle fonti che alimentano i registri. Generalmente, perciò, sono registri che attengono a attività economiche svolte in maniera emersa, cioè nota, e per cui non contengono stime che riguardano la componente non regolare, ma in genere richiedono ovviamente un contributo, un livello di imputazione che può essere anche importante per le componenti che non riusciamo a osservare in maniera dettagliata anche a causa di dati mancanti. Quindi importante è l'aspetto statistico, sono un prodotto statistico e quella parte di sviluppo è la parte sicuramente più interessante nella fase di costruzione dei registri, richiede chiaramente la messa a punto di criteri, di metodi, di indicatori per la scelta delle fonti, delle priorità, per cui questo è l'elemento più importante su cui stiamo lavorando anche per creare dei protocolli di qualità collegati ai registri. In questa fase abbiamo passato, diciamo, alcuni anni nella furiosa anche attività di sviluppo di nuovi registri. Stiamo arrivando, visto che questa fase ormai è passata e molto abbiamo già raggiunto, dobbiamo arrivare a un miglioramento di tutto ciò che riguarda i protocolli legati alla qualità delle informazioni che produciamo. Rimane il fatto che i registri e gli ambiti a cui sono riferiti possono essere suddivisi in moduli, per cui, per esempio, il registro del lavoro e il registro dei redditi sono pieni e compiuti su alcuni pezzi o sottoinsiemi, per cui possiamo parlare, per esempio, di registro dei pensionati o di registro dei lavoratori dipendenti extra-agricoli, anche se non abbiamo, per esempio, ancora il registro del lavoro autonomo. Per cui, a pezzi, diciamo, questi possono entrare anche in una fase di produzione statistica più ampia. La cosa bella dei registri, assolutamente, forse il valore veramente più importante che hanno come strumenti, è il fatto che gettano dei ponti, creano dei collegamenti. E qua torno forse alla questione che sollevavo prima sul titolo. Uno dei punti, diciamo, su cui generano fortissimi collegamenti è il rapporto fra tutto ciò che è il lato economico. È il lato sociale, il lato domanda e il lato offerta. Mette anche, se volete, in crisi una visione di questo, diciamo, bipartizioni, diciamo, di questo genere, perché riesce invece proprio a collegarli questi due aspetti. L'altro punto su cui sicuramente è fondamentale il registro è il fatto che consentono di arrivare a dettagli molto elevati, molto fini a livello di territorio. E questo, diciamo, è un punto di un valore straordinario. So che ci sono altri interventi, non in questa sessione, ma in altre sessioni dedicate a questo aspetto, per cui non mi ci addentro, però comunque è assolutamente un elemento di grandissima importanza. L'altro elemento importantissimo, sia da un punto di vista, sì, della conoscenza, ma anche dello sviluppo e dell'analisi, è la longitudinalità. Ormai siamo in grado di avere delle serie esaustive sia sulle imprese che sugli individui, che sui rapporti fra impresa e individuo. Questo significa anche riuscire a tracciare e a rappresentare e a classificare storie, comportamenti, vicende individuali o vicende di aziende, di imprese di attività economiche che sono elementi di studio assolutamente nuovi e per cui questo già implica che si ha la possibilità di affrontare nuovi orizzonti, nuove domande, nuovi utilizzi in un contesto che comunque richiede apprendimento, anzitutto per noi che ci stiamo lavorando sopra in maniera diretta. Vi parlo di tre aspetti dell'integrazione. L'integrazione delle informazioni contenute nei registri avviene ovviamente tramite codici identificativi che per il momento stiamo utilizzando
momento. Stiamo utilizzando codici ovviamente anonimi, ma insomma possiamo collegare fra loro registri, possiamo collegare i registri con le survey, e questo diciamo è un tema su cui personalmente ritengo che sia, questo tema penso sia veramente uno dei, importantissimo dal punto di vista strategico. Perché ci sono elementi di complementarietà fra registri e indagini che sono importantissimi, sono la vera ricchezza e soprattutto sono da evidenziare, cercando di evitare, diciamo, quel riflesso automatico che ti porta quasi a voler rinnegare le contraddizioni fra le fonti. No, la contraddizione fra le fonti, fra survey e registro, è un elemento decisivo, importantissimo. E poi ci sta il rapporto con l'innovazione vera e propria, cioè quando hai la possibilità di collegare, di mettere insieme le informazioni del registro con fonti amministrative che sono nuove. E questo, diciamo, è la parte che riguarda l'investimento successivo all'utilizzo dei registri, insomma, per andare verso, diciamo, configurazioni anche future, oppure semplicemente per fornire risposte a domande estemporanee che vengono da istituzioni, dal Parlamento e da chi altro, e che hanno la caratteristica di essere, insomma, abbastanza rapidi da svolgere. Guardiamo l'integrazione fra i registri. L'integrazione fra i registri significa integrazione fra prodotti in qualche modo consolidati, validati. Per esempio, il registro delle imprese con il registro del lavoro, dati questi dati registri e dato la possibilità di mettere insieme informazione, uno si mette al tavolino e vedrete che in pochi istanti vengono in mente decine e decine di indicatori possibili. Questo lavoro lo stiamo facendo, diciamo con una certa fatica per la verità, però comunque lo stiamo facendo per immaginare, per arrivare a produrre e a diffondere sulle nostre piattaforme indicatori anche in qualche maniera già precostruiti e in futuro anche costruibili da parte dell'utente su nuovi indicatori e su indicatori che mettano insieme informazioni lato impresa, lato individuo e lato posizioni lavorative. Queste cose chiaramente vanno presidiate sia con uno studio comunque degli indicatori che vengono diffusi, che sarebbero veramente tanti, sia ampliando e aumentando proprio il livello di conoscenze tecniche che ci stanno dietro tematiche, scusatemi, che ci stanno dietro a questo tipo di analisi. Ma questo è l'aspetto standard, diciamo così, no? È come se uno ha i registri e volesse usarli. La cosa, secondo me, interessantissima è l'integrazione fra registri e survey. E questo è un dato che è di estrema importanza, soprattutto lato famiglia. Contate che il lato imprese, le survey lato imprese, provengono esattamente dalla stessa fonte da cui provengono le fonti amministrative. Non ci sono sorprese se tu prendi un'indagine sulle imprese e la confronti con i dati che hai raccolto attraverso le fonti amministrative. Le sorprese c'è il dato delle famiglie, perché al questionario rispondono le famiglie, le fonti amministrative sono in genere compilate spesso dalle unità economiche per cui lavorano e per cui hanno la diversità nella fonte di origine è un'informazione enorme ed è da lì che nascono anche molte contraddizioni. Per cui là il lavoro è un lavoro anche sugli errori non campionari, essenzialmente, sulla stima dell'origine e sulla modellazione di errori non campionari. E questo è tutto il lavoro che abbiamo svolto sulla stima del lavoro non regolare, attaccando a forze di lavoro una serie di informazioni da fonti amministrative e da registro, è in qualche modo anche stato abbastanza paradigmatico. Arrivo all'esempio dell'integrazione con le nuove fonti, perché a me pare un elemento, insomma, foriero di elementi estremamente interessanti. C'è la possibilità di rispondere attraverso i registri in maniera originale, assolutamente integrata e dunque che spazi su orizzonti anche che uno fino a qualche anno fa nemmeno immaginava, è enorme. Vi cito un primo lavoro che abbiamo fatto nel 2019, abbiamo presentato nel rapporto annuale. Ci siamo posti il problema di rappresentare la qualità dell'occupazione e la qualità delle imprese, cioè mettere insieme
le percezioni lato individuo sulla qualità dell'occupazione con la qualità delle imprese in senso vario, nella qualità del lavoro che le imprese offrono e la qualità delle imprese dal punto di vista della performance. Per cui siamo presi da forza di lavoro, gli indicatori che vengono usati per il sistema BES sulla qualità del lavoro e benessere lavorativo. Li abbiamo agganciati tutti questi individui con le fonti previdenziali sulle posizioni lavorative da registro del lavoro e abbiamo ottenuto informazioni sulle loro retribuzioni, sul tipo di contratto, sulla durata dei contratti. A quel punto avevamo informazioni anche sui datori di lavoro, per cui tutte le imprese agganciate a queste posizioni le abbiamo classificate in base alla struttura, alla performance, alla natura della manodopera dipendente, alla tipologia di contratti di lavoro e delle retribuzioni. E questo lavoro poi l'abbiamo applicato a tutte le imprese dell'universo di riferimento dell'archivio Asia, in modo da avere una rappresentazione anche più ampia. E a quel punto abbiamo potuto fare e mettere insieme una lettura integrata del lato individuo e lato impresa per avere un quadro del come e in che misura il benessere individuale è rapportabile o da mettere in relazione con lo stato di salute e i comportamenti in termini di qualità del lavoro che offrono da parte delle imprese. E questo è stato pubblicato nel rapporto annuale del 2019. Invece questi altri due esempi sono più recenti, siamo stati chiamati anche a dare un'idea di cosa è successo durante la pandemia. Abbiamo affrontato vari temi, ve ne cito due. Sul reddito di cittadinanza, l'emergenza e inclusione, ci siamo chiesti un sacco di cose, abbiamo potuto rispondere a un sacco di domande. Per esempio, a parte la quantificazione di quanti beneficiari, che è abbastanza facile ovviamente, ma anche intuire o capire quali famiglie, quante famiglie, quanti individui nelle famiglie sono stati coinvolti in queste misure, quanti minori. Quale livello di istruzione dentro le famiglie che sono state beneficiarie di questi servizi? Quanti stranieri? Quanti occupati, disoccupati e inattivi prima, durante e dopo l'anno di erogazione? Questo è stato sufficiente collegare il database con l'indagine sulle forze di lavoro. Quali segnali di lavoro questi individui avevano prima, durante e dopo l'anno di erogazione del sussidio? E questo è stato sufficiente collegarli con le informazioni dal registro del lavoro. E anche con le fonti amministrative di base, in quali settori lavoravano, con quali imprese, con quali contratti, con quali retribuzioni, quali professioni, quali canali hanno usato per cercare lavoro prima, durante e dopo l'anno di erogazione, quali redditi avevano. E qui, quanto ha impattato effettivamente la misura, in che misura sono stati colpiti da questi sussidi i redditi più bassi. Quali segmenti di popolazione sono stati maggiormente incisi da questi redditi? E poi usando anche le informazioni integrate sul lavoro non regolare in precedenza, abbiamo cercato di capire quanti erano i beneficiari che svolgevano occupazioni non regolari e prima, durante e dopo l'erogazione dei sussidi per vedere anche che effetto hanno avuto le misure sul tasso di irregolarità. Chiudo con la cassa integrazione, 7 milioni di individui coinvolti nel 2020 e qua ci siamo andati a chiedere quante famiglie sono state coinvolte, quali livelli di istruzione dei cassi integrati, la cittadinanza, in quali territori sono stati maggiormente incisi dalla cassa integrazione, quali professioni svolgevano, che contratti avevano, in quali periodi sono stati in cassa integrazione, con quale intensità, quante ore assorbite dalla CIG e quali importi sono stati, quanti importi sono stati integrati, quale impatto hanno avuto sui loro redditi, come si differenzia dall'impatto per tipologia di lavoratore e per corte di accesso alla CIG, più le caratteristiche dei datori di lavoro, le imprese, che comportamenti hanno avuto con la CIG, che tipo di estensione hanno dato alla cassa integrazione al loro interno. In per quanti mesi sono state, come si collega i loro comportamenti con i loro livelli di produttività, di profittabilità, con la dinamica recente dell'occupazione e dei fatturati. Ecco, questi sono semplicemente degli esempi su tutte le cose che si possono fare, insomma. Vi ringrazio, finisco qui il mio intervento e appunto, buona giornata. Grazie, dottor De Gregorio. Passerei ora la parola alla dottoressa Maria Teresa Monteduro del Dipartimento delle Finanze, Ministero dell'Economia e delle Finanze. La sua relazione ha un titolo Nuove fonti amministrative ed elevato potenziale informativo, la fatturazione elettronica. Prego, dottoressa.
Salve a tutti, grazie professoressa per la presentazione. Condivido il mio schermo, non so se lo vedete. Lo vedete? Ok, allora comincio. Volevo spendere due parole per presentarmi. Sono Maria Teresa Monteduro e dal 2017 guido la direzione studi e ricerche economico e fiscali del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il Dipartimento delle Finanze dispone di numerosi archivi amministrativi, statistiche fiscali e ovviamente utilizza per le proprie attività istituzionali i dati dell'anagrafe tributaria. Recentemente a questi dati si è anche aggiunto l'archivio della fatturazione elettronica. Si tratta ovviamente di un'innovazione estremamente importante che è diventata anche un modello di riferimento a livello internazionale. Questa presentazione quindi focalizzerà l'attenzione sulle esperienze recenti nell'utilizzo di questi dati amministrativi. Sui limiti di questi dati, ma anche sulle potenzialità e sulle possibilità che in prospettiva si aprono anche ai fini dell'integrazione di queste nuove fonti e della condivisione con altri soggetti istituzionali. Da tempo l'impiego razionale degli strumenti informatici e telematici esercita sicuramente un ruolo di tutto rilievo per rispondere in modo adeguato alle esigenze legate sia alle previsioni delle entrate tributarie, ma sia soprattutto alle valutazioni di policy. E sono state proprio queste esigenze, in particolare in tempi di Covid, le sfide conoscitive imposte dall'emergenza pandemica, che hanno incentivato ad un uso massivo e sempre più crescente delle fonti amministrative a fini statistici e a lavorare anche per determinare le migliori condizioni per l'utilizzo di questi archivi. Questo processo ovviamente ha tratto beneficio sia dal rapido sviluppo dell'informatica nella pubblica amministrazione, della possibilità di utilizzare informazioni strutturate, facilmente fruibili sia sulle imprese sia sugli individui, ma ha anche potuto beneficiare di una serie di provvedimenti legislativi favorevoli, come quello della fatturazione elettronica, che ha consentito ogni anno all'amministrazione finanziaria di acquisire oltre 2 miliardi di fatture elettroniche dai soggetti privati. Brevemente, qualche cenno sulla fatturazione elettronica. La fatturazione elettronica è obbligatoria dal 1 gennaio 2019, riguarda la cessione di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti e stabiliti in Italia, riguarda sia le operazioni tra due soggetti intermedi, i soggetti IVA, B2B, sia le cessioni di beni e prestazioni effettuate verso consumatori finali, anche se esistono alcune eccezioni, per esempio i soggetti che rientrano nei regimi di vantaggio e forfettari, produttori agricoli e i soggetti che erogano prestazioni sanitarie. Da questi archivi non ci sono le fatture degli operatori da e verso l'estero, però comunque queste informazioni sono disponibili in un altro archivio che si chiama Esterometro. E oltre alla fatturazione elettronica, l'amministrazione finanziaria dispone anche di tutti i dati delle transazioni soggette ad IVA, perché dal 1 luglio 2019 acquisiamo anche i corrispettivi giornalieri degli operatori economici che svolgono commercio al minuto. Quali sono i contenuti informativi? Gli archivi contengono sia il fornitore, sia il destinatario, sia l'importo, sia la data della fattura, anche se non necessariamente coincide con la data della transazione economica, e anche l'oggetto della transazione. L'oggetto della transazione fino ad ora è stato coperto da privacy, e quindi soggetto anche ai controlli preventivi del garante della privacy, che non sempre ha consentito l'utilizzo
massivo di queste informazioni, perché ha reso pareri anche restrittivi sull'utilizzo e anche sulla circolazione dei dati ad altre amministrazioni. Oggi però si apre una nuova prospettiva perché, come sapete, il decreto legge 139/2021, il decreto Capienze, ha introdotto un'importante previsione che stabilisce che il trattamento dei dati personali da parte di un'amministrazione pubblica è sempre consentito, se necessario, all'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio dei pubblici poteri a essi attribuiti. Quindi si aprono nuove prospettive per l'uso incrociato da parte della pubblica amministrazione di diversi banchi dati e si introducono anche delle importanti semplificazioni anche ai fini dell'acquisizione del parere del garante della privacy. Guardiamo, le fatture elettroniche devono essere trasmesse dagli operatori al sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate. Nei primi anni di avvio di queste nuove modalità di trasmissione, i flussi di dati sono stati massivi. Vi dicevo che riceviamo ogni anno 2 miliardi di fatture elettroniche da circa 3,9 milioni di operatori. Il 53% delle fatture proviene da operatori intermedi, B2B, il 43% da transazioni di operatori intermedi verso il consumo finale, l'1,5% sono le fatture verso il governo, verso la pubblica amministrazione e soltanto il 2,5% sono gli scarti in seguito ai controlli automatici. Anche i forfettari che non sono tenuti all'emissione, all'utilizzo della fattura elettronica, comunque la stanno utilizzando. Circa 600.000 soggetti hanno comunque deciso di utilizzare questa modalità di trasmissione, il che testimonia che è un'innovazione gradita anche al mondo delle imprese, perché è di fatto introduce una riduzione dei costi di compliance e una notevole semplificazione. Da questo sistema dell'Agenzia delle Entrate, il sistema di interscambio, viene fatta mensilmente un'estrazione mensile che alimenta i database, gli archivi del Dipartimento delle Finanze, il database Magister, che è alimentato anche da altre fonti di entrate, e a partire da questo database ogni mese realizziamo un report, analisi statistiche sulle rilevazioni dei flussi mensili dei dati della fatturazione elettronica, la cui base dati è costituita proprio dalle informazioni dell'imponibile del fatturato relativo al secondo mese precedente a quello di estrazione dei dati, in modo da stabilizzare il dato. Da questa base dati poi ricaviamo grafici e tabelle che registrano gli andamenti dell'imponibile secondo ripartizioni territoriali, quindi a livello regionale o per settori di attività economica tipo. Qui vedete per esempio un esempio dei flussi che vengono normalmente elaborati, vedete la variazione di fatturato 2021 e 2020, i dati più recenti registrati fino ad oggi mostrano una variazione anno su anno di quasi il 20, cioè di più del 20%, con recuperi molto significativi di fatturato a partire da marzo di quest'anno, che seguono i flussi estremamente negativi che si sono registrati nel corso del 2020 a seguito della crisi innescata dalle restrizioni delle attività economiche a causa dei provvedimenti adottati dal governo per fronteggiare l'emergenza. Un altro esempio, appunto, sono le variazioni regionali del fatturato che vengono presentate in questo report su base mensile. Venendo quindi alle potenzialità dell'utilizzo di questo archivio, cito semplicemente alcuni impieghi dei dati che in prospettiva appaiono molto rilevanti. I dati della fatturazione elettronica potranno essere usati e possono essere usati per effettuare il nowcasting degli aggregati macroeconomici, ma anche stime degli scambi tra aree geografiche, con l'ausilio della distribuzione del fatturato anche ai fini IRAP. Possono essere utilizzati per stime anticipate delle matrici input-output e anche per l'identificazione del network degli scambi tra imprese e l'analisi dell'economia come sistema complesso.
Ci sono ovviamente alcuni limiti che vanno segnalati, come tutti gli archivi amministrativi, questi dati possono contenere errori di misura che si possono riferire alle caratteristiche delle transazioni, al settore di attività, alla localizzazione delle unità produttive, all'importo della transazione per via di errori materiali o di frodi, al momento della transazione perché ci possono essere pagamenti dilazionati ed inoltre ovviamente le transazioni escludono tutte quelle irregolari o non soggette a IVA perché esenti o perché ci sono regimi di favore. Non si nasconde tuttavia che a fronte di questi limiti moltissimi sono i vantaggi dell'utilizzo dei dati amministrativi. Ne ricordo alcuni: il significativo ampliamento dei contenuti informativi è un punto di forza, così come la consistente riduzione dei costi di produzione delle statistiche, così come anche la possibilità di ottenere una copertura quasi totale delle popolazioni di riferimento per le statistiche e la possibilità di ampliare in modo rilevante il dettaglio territoriale con il quale vengono diffusi i dati, spingendosi anche a livello comunale. Il nowcasting del PIL nominale è un utilizzo della fatturazione che stiamo effettuando a fini previsivi ed è molto interessante perché queste informazioni sono ad alta frequenza, sono in real time e come nessun'altra fonte informativa possono contribuire all'elaborazione delle previsioni macroeconomiche. Ricordo per esempio che i dati della fatturazione sono stati usati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per la costruzione delle previsioni di flessione del PIL nel documento di economia e finanza e nella nota di aggiornamento al documento di economia e finanza dello scorso anno, quando la flessione del PIL è stata indicata a consuntivo nell'8,9%. Questi dati si sono rivelati ex post estremamente robusti e aggiungo le previsioni del governo sono state anche meno pessimistiche di quelle formulate da altri previsori del consenso. Dalle analisi che possiamo fare su questi dati risulta che il coefficiente di correlazione tra le variazioni del fatturato, più precisamente l'imponibile IVA e il PIL trimestrale, è pari a 0,90, quindi c'è una forte correlazione. La serie della fatturazione quindi è una ragionevole proxy della dinamica del PIL a prezzi correnti, anche se ovviamente i dati a disposizione sono brevi, coprono pochissime informazioni, solo 10 dati e le rilevazioni includono un periodo particolarmente perturbato come quello della pandemia. In ogni caso, su queste basi si potrebbe stimare una disaggregazione mensile del PIL con un aggiornamento in tempo reale e sicuramente con almeno 2 mesi di anticipo rispetto alle prime stime provvisorie. Ancora sul nowcasting del PIL nominale, i dati della fatturazione elettronica consentono di identificare tempestivamente gli effetti dello shock economico, anche in questo caso con almeno 2 mesi di anticipo rispetto alle stime anticipate. Alcune recenti elaborazioni basate sulle fatture elettroniche appaiono assai in linea con le stime preliminari del PIL rilasciate dall'Istat per il terzo trimestre e appaiono anche superiori alle previsioni di consenso e quindi tali da determinare una variazione acquisita del PIL che ad oggi è stimata pari al 6,1%. Anche sotto il profilo settoriale queste informazioni sono molto interessanti. I dati della fatturazione elettronica rispecchiano ovviamente la classificazione delle imprese a fine fiscale, quindi non necessariamente riflettono quelle statistiche di produzioni prevalenti. In alcuni casi, in alcuni settori, la rappresentatività è molto bassa, questo soprattutto per i comparti in cui prevalgono gli scambi B2C, come il commercio, la filiera turistica, o nel caso dell'industria estrattiva, o nel caso degli scambi esenti, come per l'appunto nel settore sanitario. Però anche a livello territoriale la confrontabilità dei dati di contabilità nazionale di fatturazione può essere effettuata, ma presenta degli elementi ovviamente di criticità, considerando che l'unità che fattura può essere unica per le imprese plurilocalizzate. In ogni caso, gli indici di correlazione restituiscono dei risultati molto interessanti. Una
altro uso che si può fare dei dati della fatturazione elettronica riguarda le stime alla base di alcuni modelli di equilibrio economico generale. Da 3 anni il Dipartimento delle Finanze, in collaborazione con la Commissione Europea di G-Reform e con la Banca Mondiale, sta sviluppando un modello macroeconomico di Computational General Equilibrium che verrà utilizzato per la valutazione delle politiche fiscali. Il valore aggiunto di questa modellistica, come è noto, consiste soprattutto nella possibilità di effettuare analisi di tipo dynamic scoring basate sull'integrazione di modelli di microsimulazione con modelli macroeconomici, nel senso che appunto i modelli macroeconomici utilizzano gli input derivanti dai modelli micro, per esempio le stime dell'elasticità dell'offerta di lavoro, la distribuzione settoriale del tax gap, l'elasticità dei consumi rispetto al reddito. Questi modelli si basano, come è noto, sulle tavole input-output per ricostruire il settore economico e la branca economica e le relazioni economiche sottostanti. La SAM, la Social Accounting Matrix, si basa a sua volta utilizza anche i dati della contabilità nazionale dal lato delle risorse degli impieghi. E quello che effettivamente può essere effettuato, potrà essere effettuato in futuro, è utilizzare i dati della fatturazione elettronica per aggiornare i coefficienti input-output dei costi intermedi della social matrix accounting, ma sfruttando informazioni che sono in real time, in tempo reale, quindi molto in anticipo rispetto al rilascio della SAM, secondo appunto dalle statistiche ufficiali. Qui vedete per esempio uno schema semplificato di come potrebbe funzionare e di come la fatturazione elettronica potrebbe alimentare alcune stime. Ovviamente per quanto riguarda le transazioni B2B potremmo utilizzare i dati della fatturazione elettronica, per quanto riguarda invece i dati B2C potremmo utilizzare i dati dei corrispettivi telematici. I dati della fatturazione elettronica possono essere usati per le stime sui consumi dei beni intermedi e quindi per l'aggiornamento dei coefficienti tecnici delle matrici input-output. I dati dei corrispettivi telematici potranno invece essere usati per la stima dei consumi finali delle famiglie. L'esterometro è un'altra fonte informativa che potrebbe fornire informazioni trimestrali su importazioni ed esportazioni. E infine i dati delle liquidazioni periodiche IVA potrebbero consentire di migliorare il flusso delle informazioni e i microdati tributari. Informazioni che volevo dare, che appunto l'utilizzo dei dati della fatturazione elettronica possono essere usati anche per migliorare i modelli di microsimulazione delle famiglie e delle imprese che abbiamo sviluppato al Dipartimento delle Finanze. Infatti questi dati tempestivi a alta frequenza hanno già consentito di valutare gli effetti economici della pandemia su famiglie e imprese e anche di orientare l'azione di policy in modo selettivo, orientando le risorse soprattutto sui soggetti istituzionali, famiglie e imprese che più avevano bisogno, che più erano stati più severamente colpiti dall'emergenza sanitaria. Vedete qui 2 esempi. La domanda di ricerca è stata: le misure straordinarie del governo hanno effettivamente mitigato l'impatto economico del Covid sui redditi delle famiglie? Quindi come calcolando gli indicatori di disuguaglianza, come effettivamente gli indicatori si sono comportati dopo gli interventi del governo? La risposta è stata che sicuramente il sostegno pubblico alle famiglie è stato significativo perché sono state adottate misure che hanno contribuito ad incrementare il reddito disponibile alle famiglie di 38 miliardi. Qui vedete per l'appunto che gli effetti di mitigazione di queste politiche sono state molto eterogenei tra lavoratori, classificati anche per quintili di reddito, nello scenario Covid senza interventi e nello scenario Covid con interventi.
Il lockdown sicuramente ha accelerato la polarizzazione dei redditi, il governo è intervenuto e ha mitigato soprattutto mitigato gli effetti negativi, soprattutto per le famiglie più povere. Soprattutto più poveri, anche gli autonomi con figli a carico sono stati maggiormente compensati dai trasferimenti sono riusciti quindi a far fronte meglio alla pandemia. Ultima informazione è un'altra domanda di ricerca: le misure di sostegno pubblico hanno compensato il fabbisogno di liquidità delle imprese a seguito della pandemia? Anche in questo caso i dati della fatturazione elettronica sono stati utilizzati insieme ad altre fonti amministrative per stimare qual è stata la flessione dei redditi, in particolare dei lavoratori autonomi e di alcune imprese, a seguito dell'emergenza pandemica. E si è analizzato e valutato che a seguito della pandemia le imprese italiane dovevano far fronte a un fabbisogno di liquidità di oltre 100 miliardi di euro se il governo non fosse intervenuto. Invece gli interventi del governo hanno consentito di mitigare fortemente l'impatto dell'emergenza sanitaria. Le imprese in crisi di liquidità si sono ridotte della metà rispetto a uno scenario in cui il governo non fosse intervenuto, e la figura mostra che le risorse complessive sono state in modo selettivo allocate a quei macrosettori, retail, turismo, sport, attività ricreative e culturali, che di più avrebbero sofferto della carenza di risorse a seguito dell'emergenza. Grazie, grazie dottoressa Monteduro per l'interessante relazione. Passerei la parola al dottor Savio di Istat, la relazione del percorso verso il nuovo SNAI, principali cambiamenti in discussione. Grazie. Sì, grazie, salve a tutti. Giovanni Savio, direttore centrale della contabilità nazionale dell'Istat, grazie per darmi la possibilità di elaborare un poco appunto su un processo che sarà abbastanza lungo e che richiederà ancora qualche anno di attività da parte dei contabili nazionali e degli esperti di contabilità nazionale a livello internazionale, un processo che porterà finalmente, diciamo dopo qualche anno, secondo il programma che vedremo, al nuovo sistema dei conti nazionali SNA 2025, e con questo vi ho già detto praticamente sì. Ecco, procederò essenzialmente su due linee, prima diciamo così canonicamente facendo un pochettino di storia delle varie previsioni del sistema di contabilità nazionale. Questo sarà breve, ma perché è importante capire come questo processo poi porti dal lato europeo alla revisione del SEC, del sistema europeo dei conti, che è quello che attualmente l'Istat e tutti gli istituti statistici dell'Unione Europea appunto seguono, perché come appunto vedremo c'è essenzialmente uno sfasamento di perlomeno due anni storicamente tra l'approvazione finale del sistema dei conti nazionali ad opera dell'ONU e di tutti gli altri organismi principali internazionali e l'approvazione del regolamento SEC. Pertanto prevediamo che presumibilmente appunto il nuovo SEC verrà pubblicato nel 2027, quindi stiamo parlando di un orizzonte temporale abbastanza lungo. Dietro tutto questo processo di
revisione del sistema dei conti a partire dalla prima pubblicazione che fu fatta addirittura nel 1947, che era sotto forma di report coordinato da Richard Stone. Tutte queste revisioni dell'SNA sono essenzialmente generate da cambiamenti, diciamo, più o meno forti nei sistemi economici che dobbiamo chiaramente descrivere, e quelle principali, appunto nel 53, nel 68, nel 93 e l'ultima, in particolar modo del 2008, sono generalmente il risultato di tre sommovimenti, movimenti, diciamo, o cambiamenti di concetto, di metodologia e di presentazione degli aggregati. Nell'ultimo caso, come nel caso dell'SNA 2025, cioè di cui stiamo parlando, essenzialmente avremo cambiamenti in tutte queste tre aree. Nel passato, che cos'è che succedeva generalmente? Che c'era mancanza di coordinamento iniziale tra i vari attori, appunto, che dovevano procedere dalla lato dei conti nazionali, delle classificazioni, della bilancia dei pagamenti e così via. C'era poco coordinamento iniziale e c'era una riconciliazione alla fine del processo. Al contrario, quello che sta succedendo in particolare dall'SNA SNA 2008 e in particolar modo per l'SNA 2025, questa coerenza e consistenza si è sicuramente rafforzata in modo tale che avremmo a disposizione alla fine di tutto il processo un sistema composito di manuali che saranno coerenti, almeno questo qui si spera, e in modo che possano essere ridotte le duplicazioni e che si possano fornire per gli utilizzatori dei risultati ottimati. Quali sono le domande e esigenze principali che stanno per dar vita a questo SNA 2025? Una misurazione probabilmente, e si spera più corretta, diciamo tra virgolette, della crescita del PIL e dei vari aggregati macroeconomici. Questo ha a che fare, per esempio, con il caso irlandese nel 2015. Ricorderete che per effetto della tenuta in debito conto di fenomeni di globalizzazione, il PIL irlandese ebbe un tasso di crescita in termini nominali del 35%, del 23% in termini reali, e una crescita spaventosa delle esportazioni del 50% in termini nominali sempre. Ecco, qui si cerca, appunto, seguendo quelle linee guida che erano già state date nel sistema dei conti 2008, nella research agenda dell'SNA 2008, si cerca appunto di porre all'attenzione il focus sugli aspetti di globalizzazione che possono portare ad una misurazione più corretta degli aggregati. Uno spostamento, e questo è abbastanza importante dal concetto di media che prevaleva essenzialmente gli altri manuali o le versioni precedenti, a quello di distribuzione, questo perché chiaramente influenzati dagli SDG, dai Sustainable Development Goals, che hanno spostato l'accento più sul problema di equità e di distribuzione essenzialmente del reddito. Altro campo, e questo chiaramente avrà un impatto su tutti quei temi
collegati alle famiglie e su tutti quei temi che sono collegati all'equità, al benessere e alla sostenibilità. Altro tema sicuramente rilevante e che gli esperti stanno cercando appunto di focalizzare è come trattare e valutare i servizi digitali non a pagamento, Google, Wikipedia, LinkedIn, YouTube, insomma, tutti questi servizi che sono apparentemente, diciamo così, gratuiti, ma che potrebbero appunto dar luogo ad una quantizzazione monetaria. Quest'altro, il quarto tema, è chiaramente un tema abbastanza antico, diciamo così, dobbiamo includere il capitale umano nel asset boundary, cioè nella produzione, diciamo così, di un sistema economico. Sì, chiaramente. Sì, come possiamo tener conto della interazione tra economia e ambiente, e questo è chiaramente un tema che ha a che fare con la sostenibilità e con il benessere, cosa sono e come devono essere trattate le cryptocurrencies, Bitcoin o altre forme, diciamo, di pagamento che sono comparse negli ultimi anni. E poi un tema che era, diciamo così, già trattato nell'ambito del sistema dei conti del 2008, perché c'era un capitolo dedicato alla quantificazione dell'economia informale. Purtroppo le cose a livello di implementazione non sono andate, diciamo così, bene a livello globale, se pensiamo che solamente 100 paesi, quindi più o meno il 50%, implementano correntemente ad oggi il sistema dei conti 2008, questo è uno dei temi chiaramente caldi che frena un pochettino a livello globale il tema della implementazione totale del sistema dei conti e dei sistemi di conti precedenti. Qui c'è un poco un diagramma, diciamo così, di flusso sulla approvazione dell'SNA 2025, un processo che è partito nel marzo del 2020 in parallelo fra bilancia dei pagamenti, cioè revisione della bilancia dei pagamenti e revisione del sistema dei conti approvato da UNSC, la Statistical Commission dell'ONU e dal BOCOM. Ci sono molte linee e iniziative che sono sviluppate in comune. E appunto tutto il processo durerà tutto il 2023-2024 fino all'approvazione finale da parte della Commissione Statistica del nuovo SNA a marzo del 2025. E quindi poi ci saranno quei 2 anni di cui parlavo precedentemente per la finalizzazione del sistema europeo dei conti, che è il riferimento, diciamo così, principale per l'Istat e per gli altri istituti di statistica della Unione. Ecco, questo è un poco quello che succede. Stanno operando vari task teams e sub task teams a livello internazionale che danno luogo per ciascuno degli argomenti identificati a queste guidance notes. C'è il clearance, poi un primo clearance da parte dell'AEG, che è la
Advisory Expert Group on National Accounts e dell'Intersecretarial Working Group on National Accounts. Poi parte 3 mesi per ogni guidance notes, più o meno, di consultazione globale con i paesi, se hanno i feedback, e poi l'endorsement finale, l'introduzione, diciamo, delle linee guida nel nuovo SNA. Le aree prioritarie, come vi ho già un pochettino anticipato, quelle specifiche dell'SNA e quindi dei conti nazionali sono quella del benessere e sostenibilità, quella della digitalizzazione, e poi ci sono delle aree comuni che inglobano l'organizzazione, economia informale, questo della finanza islamica, che è un tema abbastanza specifico, vari, anzi molti temi finanziari, comunicazione, unità statistiche, classificazioni, ecco, ci sono tutti i temi di bilancia dei pagamenti. Ci sono contributi a testimonianza del fatto che questo è un processo effettivamente globale da parte di più di 20 paesi dell'ONU, con servizi di segretariato forniti da agenzie e organismi internazionali, più di 300 esperti che sono occupati a partire dal 2020 in 10 task teams, visto già in precedenza, con 11 temi prioritari di contabilità nazionale. Ora, aspetti generali. Si cerca essenzialmente di arrivare a obiettivi realizzabili e che siano realizzabili chiaramente per la maggior parte dei paesi membri dell'ONU. Parlavamo precedentemente di un livello di implementazione che sfortunatamente è ancora del 50% per il vecchio per l'attuale SNA, lasciando però quanto più possibile invariato il framework centrale dell'attuale sistema dei conti e preferendo, se non è possibile ampliare senza snaturare il framework centrale, dirottando appunto sullo strumento dei conti satellite, che probabilmente cambieranno nome, ma comunque resteranno essenzialmente tali. Sul tema del benessere e della sostenibilità, quindi entriamo più nello specifico sui vari temi, ci sarà un'aggiunta al corpo centrale di 5 sezioni speciali più una sezione di cappello, diciamo così, sui temi abbastanza cari all'economia, diciamo, lavoro domestico non retribuito, distribuzione del reddito, consumi e ricchezza delle famiglie, conti economici ambientali, lavoro, educazione e capitale umano, salute e condizioni di vita. I moduli appunto saranno integrati nel corpo centrale e saranno più possibile evidenziate le interconnessioni fra elementi. Sul lavoro domestico non retribuito si mira a tener conto dell'attività svolta nelle famiglie senza un compenso monetario, affrontando anche per temi che chiaramente non è facile, assolutamente facile quantificare, suggerendovi approcci o dal lato spesa o dal lato produzione, appunto per monetizzare appunto casi come cura dei bambini, di anziani, servizi domestici e di trasporto che si svolgono famiglia. Sulla distribuzione del reddito, consumi e ricchezza delle famiglie si tende a dare gli strumenti per un monitoraggio
diciamo così, continuo del benessere materiale, con risultati che siano più possibili equalizzati attraverso scale di equivalenza per neutralizzare gli effetti di composizione, per esempio dovuti alle differenti dimensioni dei vari nuclei familiari. Il tema dei conti economici ambientali è stato già analizzato nell'ambito del System of Environmental Economic Accounts, ma questo è un sistema che non è totalmente armonizzato con il sistema di conti nazionali, e quindi si cercherà il più possibile questa armonizzazione, affrontando nel contempo temi che sono molto, diciamo così, sexy e che sono all'ordine del giorno ormai da alcuni anni, come il deprezzamento delle risorse naturali, il tema della proprietà economica delle stesse, la contabilizzazione delle risorse naturali rinnovabili e l'inclusione del sistema degli accantonamenti per compensare i danni futuri all'ambiente, quindi avvicinandosi sempre di più al concetto di PIL verde. Dottor Fabio, abbiamo terminato, diciamo, i nostri minuti a disposizione, e la ringraziamo per la sua interessante relazione. Quindi ci avviamo alla chiusura della sessione Nuove fonti informative, nuovi metodi per misurare l'economia. Io vorrei ringraziare tutti i relatori, in particolare inizierei dal dottor Marcucci, che ci ha illustrato molto bene l'utilizzo di big data tradizionali e non tradizionali con le varie declinazioni, e soprattutto con l'uso importante che la Banca d'Italia e la sua divisione sta facendo per desumere dei nuovi indicatori a supporto dei decisori, sostanzialmente. Ho apprezzato molto anche, diciamo, il discorso legato alla rappresentatività di questi dati, anche ai discorsi legati alla privacy, e soprattutto la grande richiesta di condivisione di diverse fonti dati per fini comuni. Dottor De Gregorio ci ha informato che la statistica ufficiale è sempre presente, ha illustrato sicuramente lo strumento del registro come nuovo strumento per creare dei collegamenti e soprattutto per arrivare anche a quel concetto di granularità territoriale, che sicuramente è sempre utile per qualunque genere di analisi dei dati. E sicuramente la statistica ufficiale ha dimostrato anche in quest'ultimo periodo come è sempre pronta a rispondere in modo propositivo al cambiamento, attraverso l'attualità nella ricerca degli indicatori, sicuramente nella nuova ricerca anche di metodi di rilevazione, sicuramente con nuovi strumenti di analisi. Così pure anche la dottoressa Monteduro, che in qualche modo ci ha evidenziato come la fatturazione elettronica sicuramente si va ad aggiungere a tutti i dati di anagrafe tributaria, e come l'uso dei dati amministrativi e quello che chiaramente noi definiamo il data integration sicuramente è importante anche per migliorare tutti i sistemi classici di contabilità nazionale, che ci ha fatto apprezzare molto una rivisitazione proprio adattata a questi nuovi dati, e in particolare, diciamo, come si riesca a rispondere anche più agevolmente con una maggior richiesta a delle domande che sicuramente sono di tipo economico, ma sicuramente sono domande che molti di voi nell'ultimo periodo e molti di noi ci siamo fatti rispetto all'andamento dell'economia e soprattutto rispetto anche a una misurazione, diciamo, del ritorno in termini di benessere verso i cittadini di tutte le iniziative che ha adottato il governo. Passerei poi chiaramente al dottor Savio, dove in qualche modo ci ha interessati ed appassionati con questo nuovo sistema di conti nazionali, soprattutto direi anche con l'invito a identificare nuovi sistemi di misurazione. Quindi mi è piaciuto molto quando lei ha sottolineato il fatto di iniziare a pensare più sempre in termini di distribuzione e non di medie, quindi cercare in qualche modo anche di intraprendere
un percorso per avviare a nuovi strumenti per la sintesi dei dati, oltre chiaramente anche all'identificazione di nuovi argomenti che verranno maggiormente esplorati attraverso i dati nell'ambito dell'economia, ad esempio con particolare riferimento al benessere e alla sostenibilità. Beh, io per quanto riguarda, diciamo, un po' la mia formazione, il mio pensiero, io chiaramente ho preso molti spunti dalle relazioni dei relatori che sono intervenuti in questa sessione, quindi ho identificato alcune parole chiave che rispondono a data sharing, a data fusion, a data integration, quindi mi sembra di capire che servano nuovi strumenti metodologici e computazionali per cercare di integrare i dati, ma soprattutto per cercare anche di analizzarli. Per cercare di trattarli nel modo corretto, anche rispetto a dei vincoli normativi, come per esempio la privacy, ma anche a un attributo in più che attribuirei ai big data, che è quello della veridicità del dato di partenza. È necessario quindi in qualche modo esplorare sicuramente dei modelli di frontiera, ma soprattutto andare a lavorare sempre di più con gli enti, con le istituzioni per cercare di mettere a punto delle metodologie che ci portano e ci consentano anche di andare a visualizzare in modo più innovativo i dati. Mi riferisco per esempio a tutti gli strumenti di dashboard, ma anche a comunicarli in modo, diciamo, corretto e soprattutto la comunicazione come un fattore chiave per la chiara interpretabilità del dato e soprattutto per il chiaro, più chiaro uso del dato, sempre per rispondere a un'esigenza di finalità comune, quindi sicuramente a supporto dei decisori, ma anche sicuramente a supporto dei cittadini che sono sempre più interessati ai temi di grande attualità. Quindi vorrei ringraziare ancora tutti i relatori e tutti i partecipanti. Quello che vi posso assicurare è che io tornerò nel mio Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali con una serie di spunti che avete fornito proprio voi, che porteranno sia a me, sia al mio Dipartimento, sia ai miei dottorandi a una serie di riflessioni sicuramente approfondite nel mondo della nostra ricerca accademica, che auspico sempre di più che sia sempre più, diciamo, contaminata dai rapporti con gli enti, con le istituzioni e con le aziende. E sicuramente vorrei anche rivolgermi per chiudere a tutti i nostri partecipanti che stanno assistendo al nostro workshop e soprattutto anche ai giovani. I giovani hanno dimostrato in questo, diciamo, recente periodo di rispondere con energia alle nuove sfide di analisi di dati in un contesto sempre più caratterizzato dall'incertezza. E io immagino che scambio fra voi relatori e i dottorandi, ma anche gli studenti dell'università, sia sicuramente necessario e molto urgente per cercare di concentrare tutte le nostre forze e tutte le nostre energie per contribuire ad ottenere dati e risultati, modelli di valore per finalità comuni. Ancora un ringraziamento a tutti, ai relatori e ai partecipanti che hanno seguito la sessione su nuove fonti informative e nuovi metodi per misurare l'economia. Grazie a tutti.